Non ce la faccio, non riesco a guardarlo. C'è Maximo Lopez sul dischetto del rigore, non riesco a guardarlo, non riesco a guardarlo, non riesco a guardarlo, non riesco a guardarlo. Sei, oh, che serata! Che serata! Forza Viola! Sono stanchissimo, ragazzi, sono esausto. Sono esausto. Sì, passiamo il turno! Forza Viola! E andiamo! Che sudata! Che sudato, ragazzi, sono sudato più io che loro. È stata una serata infinita, non finiva più, ragazzi. Io vi gi giuro, non ho visto un rigore della Fiorentina, non ho visto uno. Non ne ho visto uno. Mi tremava le gambe quando ho visto andare Arthur, Milenkovic, Mandragola, Mina, tutti. No, mi tremava le gambe. Ero così, palletico. Bom, 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 bom. Guardavo per terra. Bom, 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 bom. Andiamo in semifinale. Forza Viola, allora iscrivetevi ragazzi a questo canale, Mister Viola, attivate la campanella, condividete questo video con tutti i vostri amici tifosi Viola perché stasera si vince il derby dell'Appennino in Coppa Italia ai calci di rigore, partita bella, devo dire la verità, partita bella, in commenti vi lascio, in descrizione vi lascio il link di Instagram e Facebook, sono gli altri miei due social e vi lascio anche gli amici di Space Viola. Mi raccomando ragazzi, condividete questo video e iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti. Allora, partita secondo me bella tra due squadre che secondo me giocano un bel calcio, partita a viso aperto, tanti gol sbagliati, ragazzi, tanti gol sbagliati, due pali per quanto riguarda il Bologna, uno di Orsolini e l'altro di Zirkzee, scusatemi, poi noi il tiro con Milenkovic, due tiri con Quarta, il colpo di testa di Kayode, cioè veramente anche noi siamo andati vicino tantissime volte al gol, proprio al gol di dire non andiamo nei tempi supplementari, non andiamo nei calci di rigore, invece no, ci siamo andati e fortunatamente... Non mi ricordo chi, ma un giocatore del Bologna l'ha sparato alle stelle. Ipnotizzato da Christensen, sono sicuro di questo. Allora, passiamo il turno e io mi auguro che domani mattina la Fiorentina smuova il mercato, perché stasera abbiamo visto che Bilaghi non può fare l'esterno offensivo, che Kayode, poverino, stasera ha usato tutti e 9 i polmoni che aveva a disposizione, perché ha fatto una partita straordinaria Kayode, al di là del colpo di testa, ma veramente non si è mai risparmiato, quindi Kayode, secondo me il migliore in campo è Kayode, ragazzi, ha fatto una partita pazzesca Kayode, speriamo che Beltran non sia nulla di grave perché ora devo dire che Nzola questa sera, diciamo che come si è evoluto poi il gioco, palloni in avanti, spizzate di testa, è stato comodo, però il suo ingresso in campo di questa sera mi sa tanto che allontana un po' le voci di mercato che lo avrebbero voluto vedere in prestito secco all'Empoli o comunque un giocatore sul mercato perché... Ora, sicuramente poi uno mi dirà Brecalo non ha giocato perché io penso che domani Brecalo verrà ceduto, se non domani dopodomani, perché anche la gente l'ha detto, siamo ai dettagli, siamo vicini all'accordo, quindi però al di là del mercato questa sera si gode, siamo felici, onore al Bologna che secondo me sta facendo un grande campionato, è arrivato qua, io mi aspettavo un Bologna un pochino in più di difficoltà, credo che le due squadre si siano veramente divise i momenti della partita. Forse ho visto più Fiorentina sul piano del gioco, anche per via delle occasioni, perché se togliamo comunque i due pali, la traversa e il palo, anche la Fiorentina ha avuto le sue grandi occasioni. E sul colpo di testa di Quarta, che non è riuscito a angolarlo così tanto, bravo Skorupski a indovinare l'angolo, perché si è buttato in anticipo. Però devo dire veramente, passiamo, secondo me passiamo con merito. Per quello che io personalmente ho visto stasera in campo, è anche vero che secondo me, ragazzi, avessimo avuto un esterno offensivo, avessimo avuto una punta, forse non ci arrivavamo ai calci di rigore. Questo è quello che penso io, e poi magari mi sbaglio. Io penso che adesso la società, abbia chiesto l'ennesimo, per me, miracolo, perché io dico che questo Bologna, se avessi giocato contro un'altra squadra, vi dico che secondo me avrebbe potuto
Poscia ha sbagliato il calcio di rigore, ecco. Avrebbe potuto passare il turno e credo che la Fiorentina stasera abbia dimostrato che quando c'è voglia, quando c'è garra, quando c'è coralità, quando c'è desiderio più che altro di giocare a pallone, di passare il turno, di andare avanti, di vincere la partita. Stasera la Fiorentina, secondo me, ha spremuto tutte le energie per giocare 120 minuti, arrivare ai calci rigore, l'ansia davanti al tuo pubblico, perché c'è ancora più, cioè sì, c'è lo stadio che ti carica, ma sei ancora più sotto stress perché sei davanti al tuo pubblico, cioè stai per nuovamente andare ai calci rigore dopo il Parma, dove hai acciuffato la partita sul 2-2 allo scadere, e stasera hai resistito agli attacchi del Bologna e non sei stata cinica, non sei stata aggressiva, cattiva fino all'ultimo per cercare di vincere la partita nei tempi regolamentari, nei tempi supplementari. Però al di là di questo, criticare questa sera la squadra sarebbe come sparare alla Croce Rossa. Io invece devo dire, critico la società che ad oggi ancora, nonostante questo ennesimo miracolo, perché qui si parla di ennesimo miracolo, non abbia ancora avuto il coraggio di dire ok, to questi 2 milioni in più. Perché a volte, ragazzi, bisogna anche non dico accettare tutte le richieste, però a volte bisogna dire ok, ragazzi, abbiamo bisogno, c'è bisogno. Ora, non, sicuramente non, magari Gonge non sarà il giocatore che fa fare il salto di qualità, però metti un giocatore esterno in più, anche se poi molti dicono che non sia veramente un esterno offensivo puro puro, ma che sia quasi più una seconda punta anche lui. Però c'è bisogno di mettere là davanti qualcosa. C'è bisogno, ragazzi, c'è bisogno, c'è bisogno, c'è bisogno. Io al Bologna prenderei due giocatori. Subito, vi dico subito, prenderei, a parte Zirkzee, perché secondo me a Firenze questo farebbe 30 gol minimo, e poi io prenderei Orsolini, perché io continuo a dire che secondo me Orsolini veramente ti farebbe fare il salto di qualità. Ripeto, onore al Bologna, davvero onore al Bologna, perché penso abbia disputato la sua partita in uno stadio gremito. Però la Fiorentina è passata e io sono mezzo, mezzo, ragazzi, perché vi dico che ho sofferto tutta la partita, ve lo garantisco. Però siamo passati, quindi prendiamoci questo passaggio del turno, godiamocelo, ragazzi. Non è facile arrivare ai calci di rigore, batterli bene perché li hanno battuti tutti bene. Però vedete, c'è qualche problema? Come ho detto, Biraghi non può fare l'esterno offensivo, Arthur non può giocare sulla fascia, perché è andato in difficoltà sempre Arthur, però nonostante la caratura del calciatore è riuscito a galleggiare su questa posizione, ma è andato tantissime volte in difficoltà, e ripeto, Kayode non può giocare tutte le sante partite. Ragazzi, c'è da prendere un terzino destro, c'è da prendere un esterno d'attacco, e perdonatemi, secondo me c'è da pigliare anche una punta. Per il resto, ragazzi, buona serata, buonanotte perché è tardi, stasera si va a letto tutti felici, ma soprattutto si va a letto con la semifinale di Coppa Italia in tasca per il terzo anno consecutivo, record, non era mai successo nelle storie della Fiorentina, record che appartiene al nostro tecnico italiano, che a volte lo critichiamo, a volte è tutto, appartiene alla società americana che a volte la critichiamo e a volte è tutto, ma per il terzo anno consecutivo la Fiorentina va in semifinale di Coppa Italia, secondo me con una rosa che in questo momento non è così competitiva. Ragazzi, forza viola, sempre e comunque.